Host 2019, ci troviamo allo stand della San Marco e siamo in compagnia di Francesco Costanzo, il barman che non poco tempo fa ha realizzato un record proprio con una macchina, la San Marco, erogando ben 703 espressi nell'arco di un'ora. Francesco, benvenuto. Ciao, sono Francesco Costanzo e grazie per avermi ospitato in questa grande manifestazione, la 41esima edizione, e sono molto lieto di stare qui oggi nello stand della San Marco. Tu sei anche molto emozionato, diciamolo, perché nel frattempo mi hai detto: sai, io so fare molto bene il caffè, so stare un po' meno bene davanti alla telecamera, e quindi stai tranquillo, io devo esclusivamente capire intanto chi è Francesco Costanzo in 30 secondi. Quando nasci barman? Diciamo che a breve esce il mio libro, che racconterò tutta la mia storia, da come sono nato da barista fino ad oggi che sono arrivato. Sono nato nel 1983, ho un bar a Fratta Minore in provincia di Napoli, dove il caffè, si sa che il caffè è il culto napoletano. Io te lo chiedo subito: quanti caffè fai al giorno mediamente nel tuo bar? Un 700-800 al giorno, dai. E quindi io, facendo tutti i giorni questi tipo di estrazioni, curando l'estrazione in ogni minimo particolare per far uscire un buon caffè, i napoletani che richiedono, come si dice, la cioccolata. I napoletani sono molto esigenti con il caffè e quindi tu esprimi il tuo talento attraverso l'estrazione del caffè con le macchine, la San Marco. Ma cosa è successo un bel giorno? Hai detto: oibò, ne faccio 700 al giorno perché non riuscirò a farne in un'ora. Sì, dai, l'idea è nata che gestendo ogni giorno questo flusso di clientele che sempre in velocità, non farli aspettare, perché i napoletani, sai, vanno sempre di fretta e vogliono anche il caffè buono. E quindi io un giorno ho visto che avevo delle doti sempre caratteristiche, e quindi ho deciso di fare questa mia performance, provare un mio limite umano. Ho detto: io devo fare un record, diciamo una mia performance, per vedere a che punto arriva il mio limite umano. E quindi hai cominciato ad allenarti? Sì, molto. Ci ha ospitato Nicola Bianco di Napoli, il concessionario della San Marco, che ha messo a disposizione la macchina di riferimento. Ha messo a disposizione il campo di allenamento, giustamente. Sono stati mesi duri per provare tutte le tecniche, provare tutte le estrazioni, tutti i movimenti tra me e Francesco Accella, il ragazzo che è affiancato a me tutti i giorni al bar mio di Fratta Minore. E sono stati duri allenamenti, preoccupazioni. Quanti mesi? Circa 6-7 mesi. 6-7 mesi di allenamento. Tutti i giorni? No, tutti i giorni no, ma un paio di volte a settimana facevamo 3-4-5 ore di allenamento. E lavando anche tante tazzine, giustamente, perché facevamo le prove, certo, le prove come se stessimo in gara. E allora raccontiamo a tutti loro brevemente, una volta iniziata questa sfida con te stesso, dopo 6-7 mesi di allenamento sei arrivato al giorno principe, cioè il giorno in cui qualche settimana fa sei andato a fare questo record con ben 703 estrazioni nell'arco di un'ora. Io mi permetto di dire, ho fatto anche qualche calcolo con la calcolatrice, parliamo di un caffè ogni 6 secondi. E io, insomma, appunto, diciamo è stata dura, ma diciamo anche come hai fatto, perché noi sappiamo bene che per avere un buon caffè occorrono almeno 20-25 secondi di estrazione, soprattutto con una miscela, con una miscela come quella che utilizzate e con la macchina a leva. La macchina a leva, perché noi, io all'inizio avevo provato con le macchine elettroniche, sempre della San Marco, e avevo visto che superavo il mio limite che mi ero già prefissato. Quindi ho detto: no, io voglio provare il mio limite con la macchina a leva sempre della San Marco, perché per me la San Marco è tutto, mi dà fiducia. Per me non esiste altra azienda oltre la San Marco. Beh, nel frattempo, mentre lui parlava, guardavate le immagini proprio di quel giorno, poche settimane fa,
quando tu sei andato a realizzare questo primato. Sei contento? Contentissimo, perché mi sono tolto, diciamo, un peso, perché per me era un pensiero fisso, preoccupazioni di quel giorno, di non di stare bene in forma. 2 o 3 giorni prima non sono uscito da casa perché avevo paura di un'influenza, di una cosa, perché ormai non era un tormentone nella mia testa. Francesco, ti piacerebbe affrontare una nuova sfida e magari con la macchina che è alle nostre spalle, la famosa V6 candidata al premio Compasso d'Oro, che è, diciamo, una tra le macchine più belle sul mercato mondiale per estrarre il caffè? Ma al momento sono ancora adrenalinico, voglio godermi questo, diciamo, questo record, come vogliamo dirlo, questa mia performance, e dai, magari ci penso, perché già avevo un'idea di fare un record con la V6, perché è simpatico lavorare in spazio intorno estraendo 6 caffè da un lato e poi andare subito in velocità e altri 6 caffè da un altro lato, sempre con le giuste procedure, sempre con le stazioni, sempre con 25 cl di caffè. Ti dico la verità, è una buona idea, però è già di per sé una sfida. È già di per sé una sfida, perché anzi è una sfida nuova, diciamo, che però dai, adesso in questo momento mi godo il primato del record. Godi il primato, che è stata una bella fatica. Allora, io mi auguro di riuscire a intervistarti nuovamente alla tua prossima sfida, anche per andare a guardare in che modo riesci a muoverti intorno alla V6 da un lato all'altro. Sarà una bella anche nel modo visivo, sarà un bello andare davanti e indietro per estrarre tutti quei caffè, magari è bello, dai, ci penserò. Ed estrarli anche con la qualità necessaria per un perfetto espresso. Sì, ecco, quando dicevo di come è nata la mia performance nel mio bar, lavorando con flussi intensi, senza far aspettare molto ai clienti, e per questo è nato la mia sfida, la mia performance. E dai, io mi hai dato un'idea per farla anche con la V6, magari sarà una bella, un nuovo record, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare, un nuovo record. Batterò il mio record. Bene, e allora in bocca al lupo per le nuove sfide, Francesco. È stato per me un piacere raccontare un pizzico della tua vita, ma anche e soprattutto della sfida raccolta e vinta con i 703 caffè erogati attraverso una macchina a leva di La San Marco. Grazie Francesco. Grazie, buona giornata a tutti, buona fiera.